Eccoci qua, intanto salutiamo un po' di gente. Adesso andiamo. Aspettiamo che si colleghi, intanto leggiamo. Ciao. Eccoci. Ciao Filo. Eccoci qua, intanto salutiamo un po' di gente. Raffi, Di Nardo, mi chiedono se Onana è già dell'Inter. Non so se è già dell'Inter, ma... siamo comunque lì vicino, nel senso che è un giocatore da molto seguito, da molto tempo seguito da Marotta e Ausilio, e quando loro vanno su un giocatore e sono convinti di quel giocatore, è difficile che se lo lasciano scappare. Abbiamo visto anche con quello che è successo con Dumfries, che ci ha aspettato 3 mesi, e stiamo vedendo che giocatore sia, quindi... se l'Inter ha scelto di andare su Onana e continua a essere quello l'obiettivo, io credo che sarà abbastanza sicuro. Intanto vedo, perché ogni tanto Fio devo beccare anche quelli che poi vanno bloccati, perché sono un po' deficienti, quindi ok, senza fare nomi l'ho trovato. Ok, vediamo se riesco a bloccarlo da qua. Oh, ma si può, aspetta, bello. Si può direttamente da qua bloccare la gente, fantastico. Sì. Non lo sapevo, pensavo di dover uscire, rientrare, invece no. Invece siamo qua facilmente bloccabili, bella. Va bene, allora Filo, ci siamo. Ieri abbiamo fatto questa bellissima diretta con Gipa. Bellissima e divertente. Che ci ha spaccato, ci ha fatto ridere. Io l'ho avuto in trasmissione la sera prima, me lo sono ritrovato anche in diretta Instagram con te per parlare del post Fiorentina-Inter, di una bella vittoria, e per parlare di trading anche con lui, che mi pare, tra l'altro, Filo, dimmi se sbaglio, un po' se ne intendesse anche, no? Ma sì, usava dei termini, adesso non so se lui poi da persona colta si è informato prima della diretta per non rimanere, però sì, parlava comunque... da uomo vissuto. Sì, sì. Poi magari dei colleghi che tutto il giorno lo martellano e... però ne sapeva. Sì. Sapeva allora, di cosa parlavamo. Dimmi tu, allora, ieri la trasmissione era la diretta, era sull'Inter e sul trading. Oggi, siccome volevamo fare qualcosa ieri, che nello spazio non ci stava, perché avremmo tolto tempo alla nostra diretta e all'ospite che avremo oggi, quindi non era giusto né per una cosa né per l'altra fare tutto un miscuglio delle cose. Ieri abbiamo avuto Gibba, oggi cosa facciamo? Spiegaci un po'. Oggi, allora, diciamo, mettiamo i puntini sulle i, si è offerto lui, quindi nessuno l'ha obbligato, ed è una persona che ovviamente di sua spontanea volontà è entrata dentro il sistema iMTrader, quindi c'è un club, che è la parte più onerosa, cioè è il pacchetto che costa di più, dove comunque io do un'assistenza da zero, 24 ore praticamente quasi, e l'obiettivo è portare queste persone, anche senza esperienza, ad arrivare quasi, ovviamente non ai miei livelli perché ci vogliono comunque anni di esperienza, ma almeno a camminare con le loro gambe e a dire: io tutti i mesi faccio profitto e quindi posso perlomeno pensare di abbandonare il vecchio lavoro, se ovviamente lo vogliono abbandonare, per far solo questo di mestiere, o ricevere magari un secondo stipendio, che non fa mai male. Okay. Quindi è uno dei percorsi completi che ci sono dentro iMTrader. E lui si è offerto di fare questa diretta facendo da testimone, cioè dicendo la sua. Io non so assolutamente nulla di quello che dirà, magari dirà cose negative, questo non lo so. Però si è offerto lui, siccome siamo trasparenti. Ok, allora facciamo così. Vogliamo farlo parlare. Diciamo a tutti che oggi è una diretta ad hoc, fatta proprio per questo. Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Allora, Daniele... l'abbiamo richiamato adesso, quindi dovrebbe entrare a breve. Sì, eccolo qua. Ciao Filippo. Ciao coach. Ciao coach, ciao Filippo. Ciao Daniele, ciao. Ciao. Allora, noi prendiamo dalle tue labbra, perché Filippo ci ha
ci ha raccontato. Vabbè, noi parliamo spesso in queste dirette di trading. Sì, io vi seguo sempre. Bravo, fai bene. Magari consigli anche chi in questo momento giustamente ci dice che non riesce a capire esattamente cos'è il trading, perché dovrebbe appassionarsi al trading oppure perché dovrebbe lavorarci sopra. Per esempio Davide Busa, che non è proprio convintissimo della cosa, ecco, magari spieghiamo a Davide che potrebbe essere qualcosa di utile anche per lui, se ha voglia di immergersi in questa cosa. Allora, assolutamente, per quello che posso dire della mia esperienza, Filippo, innanzitutto aver conosciuto coach Filippo è stata una grandissima opportunità, lo ringrazio ancora di tutto quello che mi sta dando. Come ha detto lui prima, non ci siamo messi d'accordo, quindi quello che sto dicendo lo sto dicendo assolutamente di mia spontanea volontà, e ringrazio ancora tuttora quel giorno, come ho già detto lui, di averlo incrociato per caso su Instagram, aver visto il suo post in cui parlava del trading sportivo, e ho visto all'inizio, ero un po' dubbioso, devo essere onesto, perché come tutti un percorso nuovo dici vabbè, sarà uno dei tanti. Ho conosciuto di persona, ho avuto questo piacere che ribadisco ancora di averlo conosciuto di persona. Ho cominciato a seguirlo prima di iniziare il percorso, come lui ha detto appunto, all'interno di AM Trader, quindi del Club del Lupo, e non sono convinto, sono tuttora straconvinto di quello che ho fatto. Ne parlo con le persone che conosco, Filippo è una grandissima persona, non è che voglio stendere il tappeto rosso, ma davvero quello che lui dice non è neanche un decimo di quello che in realtà che fa per noi nostri allievi. È sempre disponibile, qualsiasi cosa chiedi. Io sinceramente non, fino a prima di AmiTrader, non avevo conosciuto una persona, soprattutto un trader, così disponibile. Ne ho lette tante, perché prima di, ripeto, di cominciare uno si informa, giustamente, perché come sappiamo tutti internet è uno strumento utilizzato in cui si legge, si dice tantissime cose. Io ho letto tutto il percorso di Filippo e ne sono rimasto entusiasta e convinto dall'inizio, e poi ho deciso di seguirlo e di cominciare il percorso, e un percorso iniziato non da molto, però io sono convinto di quello che sto facendo e sono convinto anche dell'obiettivo che ci ha fissato Filippo. Io giorno per giorno, grazie a lui, miglioro. Daniele, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo è di arrivare a raggiungere un bankroll, come ci ha insegnato Filippo, di una cifra abbastanza importante, che consentirà a distanza di qui di un anno di intraprendere, come lui ha detto, o una strada come un lavoro secondario, o intraprendere un vero e proprio alternativa al lavoro. Quindi, ripeto, è un percorso che ci fa, che personalmente, in cui vedo miglioramenti giorno per giorno. Il suo supporto è fondamentale, come lui dice e come scrive, non abbandona i suoi allievi, ed è vero, non è vero, è stravero, perché a qualsiasi ora tu scrivi a Filippo, ma ripeto, non ci siamo messi d'accordo, lo dico in maniera totalmente trasparente, a qualsiasi ora scrivi a Filippo, che sia alle 7 di mattina, che sia a mezzogiorno, che sia a mezzanotte, Filippo, almeno che non dorma, giustamente perché deve dormire anche lui il coach, ti risponde sempre. Ma ecco, ma Daniele, adesso abbiamo capito, Filippo praticamente è quasi un messia, quindi lo... Secondo me sì lo è. Per me è il Mourinho del trading. Il Mourinho del trading. Però a livello di io non lo so esattamente a che punto tu sia, perché non ne ho parlato con Filippo, e questa è una sorpresa per Filippo, una sorpresa per me, quindi quello che mi viene in mente da chiederti, io ti chiedo, a questo punto del tuo percorso, a livello economico, ok? Hai fatto dei progressi, ti ritieni soddisfatto, vedi che hai dei margini di miglioramento che tu puoi colmare o che puoi raggiungere nel breve periodo, dimmi a che punto sei. Allora, quello che ti posso dire è, come ho detto all'inizio, sono all'inizio, scusami il gioco di parole, del percorso che ci ha indicato Filippo, ma personalmente, nonostante sia un mese e mezzo, due, che lavoro con Filippo, mi ritengo assolutamente soddisfatto, perché non pensavo di riuscire a avere dei risultati così tangibili già in così poco tempo. Filippo me l'ha detto, guarda che, e all'inizio, come ha detto anche lui, se non conosci la persona è chiaro che dubiti, certo. Perché nel mondo del trading è fatto da tantissime persone, è fatto da ciarlatani, è fatto da presunti guru,
e posso dire a chiunque ci sta ascoltando che Filippo non appartiene né alla categoria dei falsi guru né alla categoria dei ciarlatani. Filippo è la persona che ti prende per mano e ci sta prendendo per mano, quindi non solo me, è un gruppo di utenti, e ci sta portando lungo una direzione che ci ha detto che sarà quella, e io giornalmente vedo che il percorso è ormai tracciato. Daniele, ma tu quanto, perché Filippo ci ha dato dei, nelle nostre dirette, ci ha dato dei riferimenti sui periodi di tempo in cui tu devi lavorare sul trading, perché l'obiettivo alla fine, lo hai detto anche tu, è quello di farne una vera e propria professione che ti dà uno stipendio, ok? Quindi questo, io ripeto semplicemente le parole che Filippo ha, ha detto nelle nostre dirette. Quindi quello che volevo chiederti, quanto tempo ad oggi, che sei quasi all'inizio, tu dedichi al trading, e quanto tempo, e se ti basta questo tempo per pensare di aumentare sempre di più? Allora, al momento, chiaramente lavorando, ho già un lavoro chiaramente da diverso tempo, come giustamente ci ha spiegato Filippo, io dedico un ritaglio della mia giornata, quando posso, magari in pausa pranzo o comunque la sera dopo cena. Quindi al momento, se devo dire un orario indicativo, riesco a dedicare non massimo un'ora e mezza, due, tutto quello che è fuori dal mio ambito lavorativo, dopo cena o comunque nei momenti liberi, come dicevo, pausa pranzo, lo dedico molto volentieri, perché mi ci sto davvero appassionando. Cioè, io amavo già lo sport, Filippo, e quindi e soprattutto il calcio e il tennis, avendolo praticato da giovane, quindi è un incentivo la passione per lo sport, che dico a tutti che ci ascolta, amare il calcio, amare il tennis, qualsiasi altro sport, è un incentivo per incominciare a fare il trading, perché lo fai, lo sport ti piace, e farlo anche in maniera tra virgolette professionale o al momento comunque occasionale ti dà soddisfazione. Vedere una partita in cui tu sei osservatore, ma tra virgolette tu stai occupando del tempo, e da quel tempo che stai impiegando puoi ottenere un guadagno, è una grandissima soddisfazione. Io questo l'ho preso grazie a Filippo. Prima guardavo le partite in maniera spensierata, non che adesso non le guardo in maniera spensierata, però lo guardo con un'ottica diversa. Beh, esatto, certo, perché ci lavori sopra. Esatto, esattamente. Esattamente. Hai qualcosa, vuoi intervenire, dire qualcosa, perché ti sei beccato elogi, ti sei beccato, che ne so, descrizioni quasi celestiali, e adesso però se vuoi anche dire qualcosa, noi siamo tutti orecchi. No, se vuole parlare, io lo so perché prima di entrare ne ha parlato, se vuole parlare da dove arriva, cioè che cosa faceva prima, che se faceva Forex, se non lo faceva, se aveva fatto scommesse, se non le faceva. Allora, coach, allora, io prima, come ti avevo detto, avevo cominciato un po' col trading finanziario, ma in maniera saltuaria, però il trading finanziario richiede delle competenze molto più importanti del trading sportivo. Non che il trading sportivo non richieda competenze, ma ci sono delle conoscenze che richiedono anni e anni. Io ho cominciato un percorso, non è che l'abbia abbandonato, però mi sono reso conto che è piuttosto complicato. E non che il trading sportivo, come dice Filippo, con uno schiocco di dita si diventa ricchi, però è un percorso in cui piano piano, giornalmente, settimanalmente, si può migliorare. Io prima non ho mai scommesso, devo dire, essere sinceramente. Con Filippo ho cominciato, inizio a scommettere col betting, per alcune come fanno tutti, ma quando ho conosciuto il percorso del trading sportivo e vederlo come un lavoro, tra virgolette, barra professione, mi ha spinto a pensare, sì, col betting ti diverti, ma col trading sportivo non solo ti diverti a guardare, ma puoi fare davvero un secondo lavoro, puoi fare un guadagno e ti diverti comunque. Guardare una partita comunque e impiegare del denaro in maniera oculata, come le strategie che ci sta insegnando Filippo, ripeto, dà una grande soddisfazione. Ok, okay. Io al momento sono stra soddisfatto, scusa se ti interrompo Filippo, ma sono stra soddisfatto del percorso tracciato da coach Filippo a Corinti. Perfetto. Da quanto sei dentro? Allora, ti conosco da 2 mesi e mezzo, nel club sono entrato da 1 mesetto e mezzo, 2. Ok, quasi allora, 2, diciamo metà agosto. Così. Metà agosto, esatto, Filippo, sì. Allora, faccio una domanda a Filippo. Daniele ci dice, lui da metà agosto, quindi stiamo parlando di un mese, no? Un mese abbondante.
Sì. Filippo, allora lui ti parla da allievo, ok? Tu parlami da coach. Secondo te, considerando l'impegno giornaliero che ci mette Daniele, considerando la passione che ci può mettere, tu in quanto tempo pensi di potergli far raggiungere un livello in cui si può cominciare a ragionare come stipendiato dal trading? Quindi l'unico stipendio? No, sì, ragionarci, non che tu non è che poi mi dici tra 3 mesi c'è un nuovo stipendio, cioè quando puoi cominciare a avere la forma mentis di pensare, facendolo da allievo ma facendolo con costanza, di pensare che quello a breve può diventare il tuo lavoro principale. Ma guarda, non è una questione di tempo, perché loro lo sanno ed attualmente commettono ancora delle grandi cagate. È una questione di testa, non di tempo. Nel senso che le strategie, e se ti applichi, sono molto semplici da imparare, servono, ma fino a un certo punto. Quello che nel club o nel percorso comunque che faccio e che insegno, e che è la cosa più difficile da imparare e mettersela in testa, è proprio il settaggio mentale, cioè il non rincorrere, noi li chiamiamo non rincorrere le loss, vuol dire non andare a cercare di recuperare quello che si è perso in una partita per forza entro la giornata o entro il giorno dopo, cioè prenderla, lasciarla lì e accettarla come si accetta quando si va a prendere un profitto. Questa è la cosa più difficile che una persona che scommette o che fa trading accetta. Guarda, perché Filippo, quasi nessuno riesce ad accettare. Filippo, stando a questo discorso, perché chiaramente voi parlate da conoscitori, c'è chi ci sta ascoltando e non è che conosce così bene, vuole imparare, vuole capire. Allora io ti leggo questa domanda di Bozzato, Daniele o Dario, adesso io non lo posso sapere il nome, comunque di Bozzato. Ci dice: ciao ragazzi, io avrei una domanda. Ieri ho bancato l'Empoli, mi sono fatto influenzare da Filippo. Io non me la sentivo, ma l'ho giocata, dice. E persa. Sullo 0-1 c'era un modo per coprirsi? Sì, noi nel club siamo usciti. Cioè io ho mandato un segnale, te lo leggo. Daniele, guarda che ti sta rispondendo Filippo, Daniele Bozzato. Ok. Te lo leggo se riesco a trovarlo, perché nel completo è stato dopo la Juve. Poi Filippo, scusami, se poi posso dare una risposta anch'io, non perché voglio sottrarmi. Sì, sì, no, ma tranquillo, dare... non riesco a trovarlo per... No, non lo trovo. Comunque la sintesi è, abbiamo fatto cash out, quindi siamo usciti a fine primo tempo, scrivendo che comunque la partita per me non era chiara, cioè non c'era una direzione, quindi non sono intervenuto nella copertura, perché da quello che ho visto nel primo tempo non mi sembrava né over né under, non mi sembrava né verso lo 0-2 dell'Empoli né verso l'1-1 del Cagliari. Quindi ho detto, a fine primo tempo usciamo e abbiamo ridotto di 2/3 il loss. Nel senso che se uno aveva investito... Magari non c'è il modo di coprirsi o non si va sicuro per coprirsi, ma c'è il modo di contenere la perdita. Contenere la perdita nel senso che usciamo, quindi invece di perdere ad esempio 30 euro se ne è persi 10, uscendo a fine primo tempo. Okay. La copertura esiste, si fa, ma deve esserci il motivo per cui farla, cioè non si deve fare a priori, non si deve coprire perché è la moda. Se quella partita non mi dà nessuna sensazione o comunque non vedo un modo per coprirmi, è inutile che vado ad investire da un'altra parte per recuperare quelli che ho giocato sul Banca Empoli per poi magari perdere entrambe le cose e quindi aumentare il mio loss, la mia perdita. Quindi ho preferito accettare 1/3 di quello che ho investito, quindi perderlo, lasciarlo lì, piuttosto che andare a coprirmi. Questa è stata la mossa che noi abbiamo fatto. Poi dopo, allo 0-2 dell'Empoli, vedendo il Cagliari un attimino un po' più intraprendente, cercare di andare a segnare almeno un gol, abbiamo utilizzato l'altro 1/3, quindi abbiamo sempre recuperato 1/3 per giocare l'over 2.5, quindi che deve segnare il terzo gol in pratica in quella partita, anche se succedeva verso l'Empoli, quindi 0-3, a noi andava bene lo stesso. Quindi nel complesso quella partita è stata persa, ma invece di perdere 3/3, quindi 30 euro, ne abbiamo persi 20, per fare i numeri in euro.
Quindi comunque okay. Abbiamo perso meno di un Banca Empoli lasciato lì. Ok, infatti Daniele ci dice, che chi ti ha fatto la domanda, ok, quindi ho aspettato troppo a uscire, ci ha detto lui. Ma è stata una scommessa la tua, nel senso, se ho capito bene, che sei bancato l'Empoli e lasciato lì, è come se avessi giocato l'1X del Cagliari e basta. Cioè il trading okay. Non è questo. Sì, sì, no, ma lui l'ha capito, lui semplicemente... Sì, sì, no, è quello che gli vuole rispondere, non è nulla... Avrei dovuto uscire prima, ecco. Sì, sì, dovevi avere magari la conoscenza di come coprirti o capire che magari uscire prima a fine primo tempo era una cosa da fare per risparmiare del denaro. Ok, dimmi Daniela. Quello che posso dire, allora, Filippo ha spiegato in maniera esemplare. Allora, so che per tutti quelli che ascoltano, io ero il primo, accettare una loss è come spesso diciamo anche con Filippo sentirsi sconfitto. Però io personalmente... ho imparato ad accettarle grazie a lui. Cioè, a me capita, come giustamente ha appena detto Filippo, capita i giorni in cui una partita non va bene, ma perché tutto il trading in generale, so che la faccio in maniera semplice, si basa sulla statistica. Cioè un evento può verificarsi n volte, però ci sarà quella n volte in cui quell'evento non si verificherà. Cioè la Juve può vincere 9 volte su 10, però ci sarà quella 10ª partita in cui la Juve perde. E quindi bisogna accertarla. Io con Filippo ho capito questa cosa, accetto la loss perché so che tanto posso rifarmi. Nel suo percorso perdo 10 euro giorni in un giorno, ma io so che il giorno dopo posso riprenderlo. Sì, cioè, però, Filippo mi ha dato questa convinzione. Però cioè, quest'anno, è brutto dirlo. Quest'anno hai scelto l'esempio sbagliato. La Juve perde 9 volte su 10, poi No, ma però il bello davvero... del trading, sai qual è Filippo? Io avevo detto il Banca Juve più over 2.5, cioè è andato il 2-1 lo Spezia, poi la Juve sì. Ha vinto, ma noi eravamo già fuori sull'1-1, cioè no. Cioè a noi poi dopo ha vinto la Juve ma non ce n'è fregato, e tra l'altro poi per chiudere il discorso anche con l'Empoli, non per nulla, ma poi comunque la giornata per noi si è chiusa a più 2%, no? Quindi... Esatto. Capisce? Questa è la forza del trading, cioè capire quando fermarsi, capire se c'è bisogno di intervenire per recuperare o lasciarlo lì, perché tanto comunque hai del profitto fatto in giornata che non ti dà per forza la spinta per andare a coprirti, cioè ti dice basta, hai fatto del profitto, fermati, questa partita è strana, non farti male. Certo. E quello Filippo che appunto ci sta insegnando. Cioè io ripeto, ho fatto i giorni in cui mi sono arrabbiato, però adesso perdo, ti faccio l'esempio, perso 10 euro magari l'altro giorno, il giorno dopo ne ho fatti 20, ma qui ho già recuperato. Cioè chi ascolta, immagino che ha dei dubbi come li ho avuti all'inizio, ma seguendo Filippo io mi sono reso conto, oggi ho perso, va bene, ma domani so già che mi rifaccio. E ripeto, io non sono stato pagato da Filippo per dire queste cose, lo sto dicendo in maniera trasparente, le sto passando tutto sulla mia pelle, ma è così. Cioè, non dico che mi sento tranquillo, perché tranquillo nel trading lo sa che Filippo non si può mai esserlo, però so sbaglio un giorno, il giorno dopo ho imparato da quell'errore, non lo faccio più, e Filippo lo sa che gli errori li faccio anch'io come li fanno gli altri, però lui ti insegna a dire l'hai capita questa cosa, non la fai più, e io poco a poco sto imparando, accetto la loss, ma so che oltre alla loss ci sarà il profitto, e quindi sono sereno. Cioè, prima di tutto, come dice Filippo, non sono le tecniche, è la serenità di giocare, di fare la tradata ed essere sereno. Potrà andare male una volta, ma in progressione le cose andranno bene. E questo è il percorso che sta tracciando Filippo. Perfetto, Daniele. Preziosissima la tua testimonianza, ci hai fatto capire molto molto bene la situazione e come una posso persona... far vedere questo, scusami? Posso far vedere questo? Sì, 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 no, ma... è il libro di filo, l'abbiamo fatto vedere anche noi. Scusami, e anche la maglietta, e anche la maglietta se posso. Sì, sì, poi, certo, bellissima. Eccola, è la maglietta del club. Fa sempre, sembra proprio pagato, sì. Fare rinfrescare la memoria. Tra l'altro Daniele Bozzato ci dice che Spezia Juve l'ha presa perché ha giocato l'over 2.5 sull'1-1 è uscito. Quella sì. L'ho presa over 2.5 di Juve Spezia, è uscito su 1-1 grande. Sì, esatto. Okay. E va bene, noi siamo in chiusura. Io intanto saluto Daniele e lo ringrazio per la testimonianza e per l'intervento preziosissimo. Grazie a te Filippo. Se posso dire un'ultimissima cosa a chi sì. Immagino ci ha seguito in questa diretta
e chiaramente non sono riuscito a convincere. E se non credete ancora a Filippo, la prima cosa che potete fare è cominciare a leggere questo libro. Da questo libro, secondo me, capirete tante cose. Ve lo dico perché io, come ho detto Filippo, lo leggo ogni sera e ogni sera qualcosa che il mio cervello immagazzina. Ripeto, non sono stato pagato da Filippo come pubblicità. Abbiamo capito. Leggetelo, guardate e leggetelo. Se volete imparare, cominciate a leggerlo. Va bene, perfetto. Grazie. Taccio, grazie, scusate. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie Filippo, ciao coach. Ciao, grazie. Ciao. 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 Allora, diamo due robe per stasera? Sì. Ok, io avevo visto Carina, che tra un'oretta inizia. Sì. Il Napoli. Ok. L'avevo pensata così, poi vi vorrei anche una tua opinione da non trader, quindi da addetto ai lavori. Sì. Cioè, l'Inter quando ha affrontato la Sampdoria, secondo me è entrato in campo non troppo, diciamo, in partita. Sì. Cioè, ha rischiato di perdere, diciamo così, no? Anche se comunque noi l'avevamo bancata la Samp. E sì, non mi sembrava... In realtà era passato anche in vantaggio poi due volte, quindi la cosa che ci ha fregato è che siamo rimasti in 10 dopo i cambi con l'infortunio di Sensi, cioè alla fine ci ha fregato quello. No, però dico, ho visto comunque una Inter non troppo Inter, cioè non ho visto una Inter come l'abbiamo vista con Real o con la Fiorentina, come con la Fiorentina nel secondo tempo ovviamente. Però ho visto un Napoli, e con Spalletti che è comunque un grande allenatore, un po' più quadrato dell'Inter. Io penso che il Napoli non faccia così fatica a Marassi stasera. Cioè io l'ho immaginata così la partita. Sì. Le quote lo permettono. E quindi mi andrò a fare un X2 classico, cioè non un banca, ma un X2 classico, che... per la gente magari comune potrebbe essere la stessa cosa, ma in realtà no, perché sul pareggio noi andiamo a mettere zero come profitto, cioè ovviamente a fine primo tempo usciamo, ma ci interessa il gol del Napoli all'inizio, quindi Napoli che passa in vantaggio. Ok. Io l'ho immaginata questa, io avevo immaginato una partita over nel caso in cui succedesse qualcosa di strano. Ok, sì. Vedi così? Sì, mi sembra, anche perché il Napoli mi sembra che stia andando molto bene, in fase realizzativa non ha problemi, arriva da un 4-0 con l'Udinese, ha tanti cambi da poter fare, quindi sì, sono d'accordo con te. Sì, io a parte la cagata che ha fatto Manolas, però non vedo una difesa ballerina. No, quello è proprio un errore singolo, non è un errore della difesa. Esatto, ok. E poi l'altra, perché Torino-Lazio non mi piace, cioè non ho... Okay. Ho visto una Lazio un po' così, un po' traballante per ora. Roma-Udinese, cioè Roma si deve riscattare dalla sconfitta di Verona. Ok. L'Udinese è una pilata 4 a Napoli in casa. Sì. È vero che anche l'Udinese si deve riscattare, ma giocano all'Olimpico, quindi cioè, non lo so. Non vado sull'1x2 perché non si sa mai, vado sugli over classici, quindi direttamente dopo 5 minuti entro. E al gol della Roma esco e basta. Ok, va bene. Mi sembra, queste mi sono le due che ho studiato per oggi. Ecco, poi ricordatele che la prossima diretta, settimana prossima, le andiamo a verificare. Certo. Okay. Poi diremo il giorno per settimana prossima. Sì, appena ci organizziamo poi con le storie saprete tutto. Va bene, allora, va bene. Le indicazioni per stasera le abbiamo date, se ve le siete perse comunque trovate la diretta registrata sia sul mio profilo sia sul profilo di Filippo, e quindi al massimo andatevi a rivedere quella, e noi ci diamo appuntamento con le dirette con Filippo per il trading a settimana prossima. Poi invece, per quanto mi riguarda, già domani potremo fare una diretta in vista della partita di sabato dell'Inter contro l'Atalanta. E tu sai già come finirà? No, non lo voglio. Guarda, alza le mani così. No, guarda, ti racconto una cosa. Ieri mi scrive un mio collega che voleva che io intervenissi in radio oggi durante la preda della Juve. E io gli dico sì, domani intervengo, non c'è problema. E mi fa, poi adesso sta andando anche bene, lo Spezia stava vincendo 2-1. Poi sta andando anche bene che la Spezia sta vincendo con la Juve. Oh, non ha finito di mandarmi il messaggio che era appena arrivato, ha segnato Chiesa.
e dopo 5 minuti ha segnato De Ligt. Capisci che io un po' scaramantico lo sarò sempre, continuo ad essere, detto, ma porco Giuda, ma queste cose non vanno scritte, non vanno scritte. Fai finire come poi commentiamo. È come il film di Harry Potter, no? Cioè, che non bisogna nominarlo. Sì, bravo, bravissimo. Bisogna dire come 6-2-1, fosse stato 4-1, dico vabbè, 2-1, manca mezz'ora, c'è cioè Spezia Juve, 2-2, 3-2. Va bene, vabbè, dai. Dopo questo aneddoto sulla scaramanzia, Filo, ci vediamo settimana prossima. Va bene, okay. Dai. Grazie, dai. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera Filo. A tutti, ciao Filo, ciao ciao ciao. Ciao ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con Filo, come vi ho detto, e comunque con la diretta sull'Inter, per parlare un po' di Inter. Appuntamento o a domani o a lunedì. Allora, domani se riusciamo a fare il prepartita, se no una diretta prima, proprio prepartita, nel senso proprio prima della partita, 5 minuti, io riesco a farla, all'uscita delle formazioni, e poi lunedì con il post partita.